Analizziamo la partita. Diciamo che il primo tempo abbiamo fatto sicuramente molto bene, ribattuto colpo sul colpo ad un ottimo Licata che non ci ha mai impensierito, mentre noi siamo stati abbastanza pericolosi sulla traversa, forse gol di Fina e con Palmiteri. Non abbiamo quasi mai sofferto. Secondo tempo sicuramente c'è stato un calo di concentrazione nei primi 5 minuti, abbiamo concesso due palle gol a Licata. E poi c'è stato questo rigore dubbio di Tiscione che l'arbitro ha concesso. Da lì, come diceva lei, la squadra ha dimostrato di essere malata nella testa. E sicuramente non ci sta l'espulsione di Trezza, che in settimana sicuramente verrà ripreso perché è impossibile lasciare la squadra in 10 in una situazione del genere. Se fossimo rimasti 11 contro 11, sicuramente la partita si può mettere su altri binari e quindi non era nulla di perso. Questa dimostrazione che insomma, è una squadra che in questo momento soffre questo tipo di difficoltà, perde la testa in queste situazioni appunto di difficoltà. Da quando abbiamo iniziato dall'11 dicembre, che siamo andati a giocare a Battipaglia, questo era l'obiettivo primario che ci eravamo posti. Raggiungendolo alla quest'ultima gara, questo diventa un obiettivo raggiunto in modo eccezionale, perché abbiamo fatto una grande rincorsa, abbiamo avuto delle situazioni difficili dove abbiamo giocato, i ragazzi hanno fatto grandi sacrifici per quanto riguarda l'impegno mentale, l'impegno fisico. Come avete visto tutti, abbiamo ancora una squadra che ha molta benzina nelle gambe, corre. Togliendoci la parentesi di Messina, che come tutti sappiamo, come tutti sapete, come abbiamo perso, dico che è stato fino ad oggi una rincorsa eccezionale. Noi abbiamo incontrato oggi, lo sapevamo, una squadra affamata di punti. Ha cambiato l'allenatore in settimana, sono venuti qua, erano messi bene dentro il campo, in quanto ci avevano, diciamo, bloccati e ci facevano scavalcare sempre il nostro centrocampo. Ci hanno costretto a fare questo. Poi, tranne l'episodio del calcio di punizione che hanno preso la traversa, dico che non sono mai stati pericolosi quando ci siamo messi bene, eravamo messi bene, però come tutti sapete le partite si giocano nell'arco dei 90 minuti e sinceramente abbiamo, senza nulla togliere a Marsala, a parte che ci siamo sistemati negli spogliatoi nell'intervallo, perché ci eravamo intestarditi a mettere queste palle lunghe, poi ci siamo sistemati perché ho chiesto ai ragazzi di giocare come sappiamo, in modo palla a terra sulla verticalizzazione e a aprire il fronte d'attacco. Siamo stati bravi, l'abbiamo interpretata bene, anche perché prima del calcio di rigore abbiamo avuto due o tre palle nitide, che più facile forse era fare gol che sbagliare. E questo mi gratifica nel senso che sono contento per la squadra, per quello che è riuscita a dare.